Amate l'Eucaristia, la cara Madonna, il seminario. È la raccomandazione contenuta nel testamento del Cardinal Nasalli Rocca, arcivescovo di Bologna dal 1922 al 1952. Sono parole che raccontano i suoi tre grandi amori, i pilastri su cui costruì un'intensa azione pastorale. Esattamente 90 anni fa, il 15 gennaio 1922, prese possesso della diocesi e diede inizio a uno dei più lunghi episcopati di Bologna, in decenni segnati da grandi cambiamenti e travagli. Era nato a Piacenza nel 1872 Giovanni Battista Nasalli Rocca, da un'antica e nobile famiglia. Di nascita era conte di Corneliano, ma visse un'esistenza che mirava all'essenziale, umile, volendo vivere fino in fondo la sua vocazione di sacerdote. Fu ordinato presbitero nel 1895, prima di partire per la capitale per proseguire gli studi teologici. Ricoprì diversi incarichi a Roma e presso i pontefici, prima e dopo la sua esperienza a Gubbio come vescovo dal 1907 al 1916. Fu proprio Papa Benedetto XV, arcivescovo di Bologna per 6 anni, a sceglierlo come successore nella città petroniana dell'arcivescovo Gusmini, morto nel 1921. Cardinale dell'Eucaristia è il titolo che gli compete per lo zelo dimostrato per il culto eucaristico e specialmente per i congressi eucaristici, da quello nazionale del 1927 ai due diocesani del 1937 e 1947. La sua spiritualità, fortemente eucaristica, seppe rivitalizzare le decennali eucaristiche, gli addobbi, come tradizione tipica di Bologna, estendendoli anche al Forese. La grande devozione alla Madonna caratterizzò poi la sua azione pastorale. Nel 1933, per esempio, diede inizio al quinto centenario della discesa della Madonna di San Luca in città e inventò la Peregrinatio Mariae nei maggiori centri della diocesi come omaggio al presidio e decoro del popolo bolognese. Realizzò anche l'attuale sistemazione del piazzale antistante la Basilica del Colle della Guardia e decise di costruirvi a pochi passi, nella cripta del santuario, la sua tomba dove ancora oggi riposa. Decise di far scendere la Madonna di San Luca in città in via straordinaria anche il 22 aprile del 1945 per chiedere protezione nella nuova vita di Bologna, liberata dagli alleati e dall'esercito occupante nazista. E proprio al secondo conflitto mondiale e alle terribili conseguenze per la città rispose con straordinaria operosità e fede nella provvidenza. Nel campo civile si deve al coraggio del cardinale Nasalli Rocca il riconoscimento di Bologna come città aperta nel 1944 e lo sgombro delle truppe tedesche fino alle cinta delle vecchie mura salvandola dalla distruzione. È encomiabile il suo impegno per la cura dei feriti, degli sfollati e dei cittadini in quei terribili anni. Morte e distruzione funestarono però anche il suo clero, le chiese e le parrocchie di un territorio straziato dai conflitti della guerra. A essere duramente colpito dalle bombe anche il seminario arcivescovile di Villa Revedin, da lui fortemente voluto e inaugurato nel 1932, segno del suo grande impegno e cura per le vocazioni e i sacerdoti. Dovette patire impotente la perdita di numerosi presbiteri, travolti dalla furia bellica e anche post-bellica, per ritorsioni e vendette. Il cardinal Schuster a Milano, Dalla Costa a Firenze e Nasalli Rocca a Bologna furono protagonisti della vita ecclesiale e sociale italiana di un trentennio tra i più difficili della sua storia.